com'è andata? Meglio o peggio degli altri anni? No, cioè, sicuramente stasera in particolar modo è andata bene, meglio degli altri anni. Veniamo sicuramente da almeno 4 anni di cattivo tempo. Cioè da 4 anni a questa parte, essendo Don Abate, è stato funestato letteralmente da cattivo tempo. Quest'anno invece, complice il buon tempo, tranne la sortita di ieri sera inaspettatissima, sì, diciamo c'è stato un vecchio ritorno agli antichi splendori, dove ci ha fatto capire anche che la gente ormai è veicolato il messaggio del fischietto, della tradizione, di Sant'Antonio Abate. Quindi diciamo è un santo che negli ultimi 30 anni, grazie alla cassa di risonanza della Fiera del Fischietto sicuramente e del Comune di Rutigliano, che ha dato risonanza in questi ultimi anni, in questi ultimi 30 anni, è diventato un appuntamento diciamo quasi solenne, e il santo viene appunto venerato di più che in passato. Basta da sola la buona giornata per tirare questa sagra, questa fiera? I supporti necessari sono sicuramente, e le innovazioni ci vogliono sempre. Allora, i supporti necessari sono la pubblicità fatta negli spazi giusti, nei tempi giusti. E quello è tema dell'amministrazione, riuscire a trovare gli spazi pubblicitari, specialmente a Bari Centrale, con manifesti a caratteri cubitali importanti, che una settimana prima dell'evento facciano il loro dovere. Poi un altro elemento sono le TV, che più che essere a livello locale devono essere a livello nazionale. Solo con questa cassa di risonanza, noi, quando c'è stato 2-3 volte c'è stato intervento di piattaforme come Mediaset o Rai, noi abbiamo avuto un exploit rutigliano. Io la cosa che voglio sapere da lei, da voi artigiani, è un problema solo di pubblicità e di promozione, oppure è, diciamo, il manufatto, è l'offerta che questo artigianato mette ogni anno sulle bancarelle, ha bisogno di un che di innovativo? In sostanza, il fischietto di Rutigliano tira ancora, si vende, la gente lo apprezza, lo compra? Sì. O da questo punto, sì, di vista abbiamo qualche, sì, come allora, dire, caduta, ecco? Allora, sino a pochi anni fa c'era stata una caduta di stile anche vertiginosa, perché si vedevano manufatti poco belli da vedere, insomma, anche cineserie a volte, a scapito anche dell'acquirente, che non veniva neanche garantito. Per questo l'amministrazione si è adottata di un marco d'eco molto importante: la qualità dei fischietti e l'innovazione. Negli ultimi anni, per esempio, la mia bottega, io nella mia bottega, ho rivoluzionato il prodotto. Anziché eseguire il filone zoomorfo, mi sono dedicato al filone antropomorfo. Che cosa voglio dire? Prima noi facevamo tutti animaletti, tutti gli animaletti, dagli insetti agli animali della giungla, agli animali da cortile, qualsiasi cosa. Flora e fauna, in tutti i suoi aspetti splendori della natura. Adesso abbiamo troncato e abbiamo rappresentato tutte le attività umane dell'uomo, le caricature dell'uomo nelle sue attività, dallo scrittore al poeta, al professionista, commercialista, dall'ingegnere al medico e quant'altro. Tutte queste arti che facevano anche parte della tradizione, perché quindi il fischietto si sta riproponendo pari pari la tradizione. La tradizione, perché la fiera dei fischietti va bene così com'è, cioè non ha bisogno di un restyling, no, con questa innovazione io posso affermare che ho avuto un buon riscontro di consensi in si termini vende di ancora acquisti. Il prodotto? Sì, noi abbiamo venduto, ribaltando la nostra produzione, abbiamo
abbiamo venduto e abbiamo, diciamo, siamo fieri e contenti di questa scelta, che è stata premiante alla fine. Allora, tra gli altri aspetti, fondamentale sarebbe affidare l'organizzazione della fiera a una fondazione che curi di tutto punto gli aspetti di cui prima abbiamo parlato, pubblicitari e altri particolari che vanno nel tempo limati. Questo che le amministrazioni certe volte non riescono a fare. Quindi la fondazione è importante come diciamo innovazione per appunto il rilancio di questa fiera. Non solo, ma anche il concorso un po' stantio e stanco, e anche la presentazione dello stesso. A me piacerebbe che ci fosse una presentazione di un concorso nazionale degno di questo nome, e che a fianco all'attuale concorso si potessero invitare artisti contemporanei come scultori, come modellatori dell'argilla, a fare da padrini o da madrine a questa, e dare un carattere veramente nazionale, anche un aspetto collaterale, culturale a questo aspetto tradizionale, magari di una cultura locale, affiancare anche un aspetto di ampio respiro, invitare una personalità del mondo dell'arte che faccia da padrino o madrina al concorso. E perché no, un domani, più artisti che tra loro in un altro concorso si cimentano con un fischietto artistico vero e proprio. Perché non si possono fare queste cose? Certo. È una cosa bella, darebbe un carattere veramente internazionale, degno della creatività che solo noi italiani siamo capaci di esprimere attraverso l'arte.